Sì, ce ne sono abbastanza, non molte, sono abbastanza. Il problema è che alcune, cioè non hanno tutte, non tutte le piazzole hanno tutti i prodotti, alcune magari c'è solo la plastica, alcune c'è solo la carta, quindi magari quelle multiprodotto in cui c'è carta, plastica e vetro, eccetera, sono poche, secondo me, andrebbero aumentate. ISO ecologiche? No, no, non le conosco. Io ho frequentato solo quella di Udine, adesso devo dire la verità, a Paderno, e insomma sono molto cordiali per le persone che ci lavorano, molto chiare, ti aiutano sempre, quindi sono molto soddisfatto. Al Partidor esiste diciamo, una zona dove il resto dei rifiuti che non sono né indifferenziati e né di quelli che abbiamo detto prima vengono raccolti in modo molto coerente e molto bene, insomma. Sì, ne conosco un paio, ci sono stato per portare appunto del materiale, per cui sì, vado ogni tanto quando vedo che ho del materiale da portarci. Sì. Vedo che la gente ci va, per cui ci va e ci porta giustamente i rifiuti ingombranti, ecco. No, questo proprio non lo so. L'isola ecologica, non so. Che cos'è? Una la utilizzo quando ho qualche cosa da buttare via di vecchio, c'è quella in fondo a Via Marsala, quella la conosco, altre non lo so, è quella vicino a casa in fin dei conti. E ce n'è una praticamente in Via Biella, credo sia la via, comunque Udine Nord, e poi so che ce n'è una Udine Sud in zona via Marsala, sulla destra lì. Sì, so dove sono comunque le isole ecologiche, sì. Sì, di solito io vado in quella dopo Cusignacco, non mi ricordo, si va a Viale Palmanova a destra, conosco solo quella. Io conosco una sola che è quella in fondo a Via Marsala, dove regolarmente porto quello che è ingombrante e poi lì c'è del personale che mi dice il legno va di qua, il ferro va di là, e anzi li trovo organizzati molto bene. Tra l'altro, sono gestite in maniera adeguata, poi dopo non lo so, però se posso aggiungere qualcosa di mio è questo. Allora, mi risulta che a Udine c'è una percentuale abbastanza alta di raccolta differenziata, ma vedo che molte persone che vengono da fuori arrivano lì e buttano dentro di tutto, cioè non so se, è solo, se in qualche paese fuori Udine sono meno organizzati oppure preferiscono buttare tutto lì perché gli va più comodo. Ecco, quella lì è una cosa che mi dispiace perché credo che abbassi di molto la percentuale di quello che è la vera raccolta differenziata. Sì, io vado di solito in quella al Portidora, verso Cusignacco. Si potrebbe migliorare la gestione perché non aiutano per niente. Quando mi è successo di portare cose ingombranti, tipo, adesso non mi ricordo, un videoregistratore e altro, difficilmente danno una mano. Dicono metta lì, eccetera, ma nessuno di solito aiuta. Ecologiche? No, no, qualche negozio. Così, ma non vengo mai in città perché abito a Tricesimo.